Augusto Imperiali sfidò uno dei cowboy più famosi di Buffalo Bill e riuscì a rimanere in sella molto più a lungo dell'americano. Quindi Buffalo Bill doveva pagare la scommessa, invece non pagò la scommessa, il giorno dopo tirò giù la tenda e partì. Quindi su Augusto Imperiali noi a Cisterna qualche anno fa siamo andati tutti a cavallo al cimitero a portare fiori sulla tomba di Augusto Imperiali. Bene. Avete qualche altra curiosità da... Sì, Buffalo Bill non ha pagato che tipo di cavalli montavano? Ecco, questa, ecco, una cosa che volevo chiedere anch'io, che non abbiamo detto, no? Quali sono le cavalcature? La differenza innanzitutto tra cavallo e cavalcatura, che sono due cose diverse. E l'altra cosa importante è anche il discorso di quali cavalli sono, diciamo, si prestano meglio per questo tipo di attività, no? Maremmano, tolfetano, questo volevamo chiedere. Allora, noi diciamo sempre, noi vecchi, perché io sono abbastanza vecchio, sono classe 39, allora noi diciamo cavalli tanti, perché tutti hanno i cavalli, le cavalcature sono poche, queste sono cavalcature, cioè un cavallo domato che fa quello che uno desidera fare, è il lavoro che deve fare. Per quanto riguarda l'altra domanda, gli americani, che di solito voi vedete tutti i film western, no? Hanno due tipi di cavalli, due razze di cavalli, il quarter horse e l'appaloosa. Il quarter horse è un cavallo che usano molto spesso quasi tutti i butteri, chiamiamo i butteri, i cowboy americani. È un cavallo simile al nostro, però ed è domato similmente al nostro. Anche quello è smazzettato, anche quello va con una mano sola, perché nell'altra loro tengono il lazzo, o il rope, come chiamano adesso, e lo chiamano quarter horse perché è veloce sul quarto di miglio. Voi sapete che il miglio americano, non vorrei sbagliare, ma è 1400-1500 metri. Allora, su un quarto di miglio questo cavallo scatta velocemente con una ripresa fantastica per acchiappare il vitello. L'appaloosa invece è quel cavallo pezzato, non tutto pezzato, ma soltanto dietro, la coperta, no? Ed era il cavallo degli indiani che serviva per la caccia al bisonte. Quindi adesso ne vedete molti in giro perché sono belli. Poi c'è anche il cavallo indiano che è il paint, no? Cioè tutto quello pezzato, che è molto bello, eccetera. Tenete presente che questi cavalli indiani non erano ferrati, mentre i cavalli nostri, quelli attuali, sono tutti ferrati, perché logicamente lo zoccolo è formato da un'unghia, quindi l'unghia si consuma e quando è consumata del tutto il cavallo zoppica e non può più camminare. Gli indiani ne avevano 10, 20, 30 per famiglia, quando uno zoppicava lo cambiavano e facevano un altro. Ecco. Invece i butteri che cavalli montavano? I butteri hanno sempre montato cavalli locali, quindi i butteri del Lazio hanno sempre montato cavalli che provenivano dai monti della Tolfa, dal poligono di tiro di Monte Romano, dalla zona di Monte Romano, dalla Maremma Tarquiniese, perché la Maremma è quella lungo il mare, no? Io sono di Tarquinia originario. Mio padre prese la malaria all'inizio del secolo, per cui lì però c'erano tutti questi cavalli che vivevano nelle paludi, come nella Camargue francese, i cavalli camarghesi, che forse l'avete visti, sono quelli grigi molto chiari, eccetera, vivono nelle paludi, sempre nell'acqua. Qui noi ce ne abbiamo un po' nel delta del Po. Queste razze qua sono tutte domate, possono essere tutte domate, però non hanno la forza, il carattere, soprattutto non resistono alle malattie della Maremma, perché la Maremma ha molte malattie, no? A parte la malaria che prende anche i cavalli, ci sono le zecche, ci sono i tafani, sono tutte cose che possono essere resistite, diciamo, da cavalli autoctoni.
una ventina di anni fa ci fu la moda del cavallo argentino, perché costava poco, veniva già domato, arrivava con le navi, 200-300 cavalli con le navi eccetera, però in queste zone qui sono morti tutti, non vediamo più un cavallo argentino. Quindi questa, la Maremma è peggio della Pampa? Sì, sì. Ok, va bene. Sì, perlomeno nella Pampa quelli che sono nati lì si autovaccinano, i nostri okay. Si autovaccinano. Certo, prenderli dalla Pampa e portarli qui, magari portando nostri nella Pampa potrebbero certo. Avere questi tipi di... Va bene, grazie.